La vita da camorrista non è una vita da che tu puoi in qualche modo prendere le distanze quando lo decidi tu. Un regredire sarebbe stato sinonimo di tradire. Giacomo ha due nomi, Giacomo Silvano, come certe etichette superflue. Conoscere la differenza tra il nome e il cognome di una persona non è poi così rilevante. Importa di più sapere cosa si nasconde dietro a un nome, anche e forse soprattutto se quel nome è stato dietro a un muro a sbarre per tanti anni e nonostante questo è andato avanti, trasformandosi e cambiando più di chiunque altro. Mi chiamo Giacomo Silvano e racconto una storia un po' particolare, molto forte rispetto a quello che voi trattate di solito. Questo mondo, queste realtà, credo che debbano avere una conoscenza, un risalto importante affinché gli altri conoscano e non rimangano in qualche modo perplessi, disuniti, disarticolati di fronte a delle situazioni come quella che sto per raccontare. Io inseguivo un sogno, ero insomma ragazzo di voi qui a Roma di Teborgata, io dico di paese, quindi un paese sotto il Vesuvio del napoletano. Inseguo il mio sogno come tutti i ragazzi, quello di rincorrere un pallone. Sta cosa va sempre più sviluppandosi perché un mancino, una persona comunque tocca bene il pallone. Poi attraverso quasi un gioco mio fratello mi presenta, fratello persona molto, molto più grande di me, 12 anni di differenza, sono l'ultimo di 6 figli, quindi una lunga storia all'interno di una famiglia di umilissime generazioni di lavoratori. Rincorro sto sogno, me lo fanno anche credere, finché attraverso tutte questi vari provini, queste varie rappresentazioni, arrivo a Reggio Calabria. Stavo quasi toccando con mano sto sogno, non era più il torneo del paesino, non era, ma era una vera squadra di calcio e si chiamava Ravagnese Calcio e militava in interregionale per poi un futuro in serie C1, allora si chiamava. Ero anche attenzionato dalla Regina Calcio, avevo 16 anni, quindi era un sogno abbastanza. Lì ho iniziato a conoscere vari rapporti con calciatori anche professionisti, quindi percepivo 1 milione di lire al mese e quindi anche lì il fatto che io potessi andare lì e aiutare, anche dire mamma hai bisogno di qualcosa, per me era la cosa più soddisfacente del mondo, perché poi non gli ho mai dato niente in realtà, perché non è... E quindi andare in un negozio, fare lo sponsor, ecco, gratificava un po', forse senza consapevolezza, perché poi io non ho studiato. Non avendo studiato sono andato a Reggio Calabria con la quinta elementare fondamentalmente. Dopo ho fatto il primo campionato e il secondo campionato, c'erano varie richieste di raggiungere un obiettivo più grande. Questo sogno si infrange perché il mio documento di rilascio per un'altra società era di una proprietà di una persona sola, che deteneva un po' tutto questo patrimonio, nel quale anche il mio cartellino e di altri ragazzi che erano. Nel momento in cui io stavo facendo il passaggio con Racileale Calcio, il mio presidente o il procuratore venne ammazzato in un agguato di mafia a Reggio Calabria, e questo in realtà non mi ha permesso più di continuare, perché la squadra poi ci sono state lì delle contese importanti per il patrimonio. Da che percepivo 1 milione al mese, 16 anni, era abbastanza tranquillo, cioè avevo la macchina, avevo il telefonino, avevamo quasi tutto, mi ritrovo dopo 4-5 mesi a non avere più nulla e ritornare nel mio paesino deluso. Perché nel raccontare, nel momento in cui le persone mi conoscevano perché stavo facendo una carriera, adesso mi ritrovavo a chiedere un lavoro perché non avevo neanche i soldi per andare avanti. Da che percepivo 1 milione di lire, andare vicino a mia madre di umilissime realtà, per chiedere 10.000 lire per poter uscire, capite che la situazione era abbastanza grande. Non è giustificabile tutto questo, ma potrebbe essere comprensibile. Ho cercato un lavoro, ho cercato di fare tanti lavoretti, ho conosciuto mia moglie, che
purtroppo per lei ancora mi sopporta dopo 30 anni. Ieri abbiamo festeggiato l'anniversario 29 anni, quindi ecco, non mi ha mai lasciato. Io non so se l'avrei fatto al posto suo in tutti questi anni di detenzione che spiegherò poi. E quindi ho conosciuto mia moglie, dopo un po' di tempo lei aspettava un bambino, il nostro primo figlio, e quindi la situazione è diventata un po' particolare. Quindi avevo necessità di guadagnare dei soldi, avevo necessità di trovare un lavoro. Il lavoro dalle nostre parti è un po' scarso, il lavoro sommerso è quello che fa da padrona. L'unica spiaggia, io racconto sempre, l'unica spiaggia, ecco quello che io oggi combatto, ecco, la lotta che io faccio oggi e la riflessione che voglio insinuare nei ragazzi è proprio questo tema. L'unica attività, diciamo, l'unica industria che mi ha aperto le braccia senza neanche capire, senza neanche chiedere un curriculum, senza neanche avere contezza di quello che io avessi mai fatto prima d'ora, è stata la devianza. Ecco, il principio in cui bisogna concentrarsi è un cancro maligno che ce l'abbiamo in tutti gli angoli della nostra vita ed è sempre pronto lì ad aggredire nel momento in cui una persona è un po' più debole, è un po' più fragile e ha bisogno di qualche opportunità, di qualche soldo. Lei non chiede nulla. In un momento mi sentivo anche gratificato, riuscivo a guadagnare. Mi ero accompagnato a soggetti che comunque erano già immersi in questa realtà. Io pensavo che fosse tutto un gioco, che tutto mi fosse dovuto, che fosse una mia gratificazione. In realtà la mia cultura di allora non mi ha permesso di andare oltre e conoscere in realtà quello che veramente io stessi affrontando e quello che potevo affrontare poi. Per me era una cosa straordinaria, macchina, moto, soldini in tasca. Io, più bello di così, ma dove stavo fino adesso? Dove sono usciti questi? In realtà è lì proprio l'inizio del baratro. Non so se spesso vi capita di sognare che stiamo precipitando in un burrone e poi ti svegli. Io purtroppo sono precipitato, non mi sono svegliato, sono precipitato veramente. Dei reati di cui mi sono macchiato, sempre all'interno di criminalità organizzata, non li cito per non dare valore a quello, perché non meritano. E quindi credo che merita invece quello che quei reati possano distruggere una vita, una famiglia, un rapporto, relazioni, tutto. Dopo 2 anni, 3 anni di vivere in questi contesti, mi sono ritrovato in carcere. Quando io ho capito, ho avuto la piena consapevolezza del baratro, era difficile, era quasi impossibile tornare indietro. La vita da camorrista non è una vita da che tu puoi in qualche modo prendere le distanze quando lo decidi tu. Ero comunque arrivato anche ad uno spessore abbastanza elevato, per cui un cambio di rotta, o meglio un regredire, sarebbe stato sinonimo di tradire e quindi il percorso sarebbe stato molto più angusto, molto più diretto. Quindi tutto ciò era ormai a dire, ecco, ho fatto, andiamo avanti, vediamo giorno per giorno quello che succede, quello che mi ritrovo. Io mi sono trovato dietro le sbarre, mi sono trovato in una notte, strappato dai miei amori, dai miei affetti, da mia moglie e mia figlia, e mio figlio, cioè 2 maschi, Antonio e Salvatore, che mi hanno rivisto in libertà dopo 22 anni. Io ho avuto la fortuna di avere una donna straordinaria, una donna che non ha mai messo in discussione il nostro rapporto, il nostro vero amore. Cioè la mia forza per poi rappresentare quello che oggi sono e credo di essere è stata, secondo me, la forza di avere una famiglia unita, di avere una moglie che ha educato i figli. Ho lasciato mio figlio che aveva 5 anni e 2 anni l'altro, oggi 29 e 25. Me li ha portati sempre, hanno sempre vissuto la realtà. Ho deciso poi di non ritornare più a Napoli, perché nel momento in cui sono entrato in carcere ho maturato quella riflessione che in qualche modo volevo mettere in atto, ma ero debole, ero fragile, nonostante
potessi avere quella maschera che mi desse un coraggio enorme. In realtà ero molto fragile, quindi non ho avuto il coraggio di tirarmi indietro. E lì ho capito che c'era una svolta, un cambiamento dentro di me, che volevo essere una persona diversa. Forse volevo essere me stesso, quello che io ero allora, ero una maschera. Sono entrato in carcere, ho iniziato a avere consapevolezza, perché io poi non ero mai stato in carcere, era la prima volta, e la prima volta sono entrato comunque con reati potenzialmente punibili, con pene molto alte, e quindi sono stato spedito in un reparto di alta sicurezza, un regime carcerario che ospita reati un po' più importanti che riguardano, ecco, gli omicidi, riguarda le associazioni mafiose, riguarda un po' tutto questo aspetto che sono regimi a parte rispetto a quelli comuni. Sono entrato a far parte di questa nuova realtà, una realtà molto cruda, uno spazio di 8 metri per 2, acqua razionata, spazi razionati, movimentazioni razionate due volte all'aria in un cortile di pochissimi metri quadri, dove anche lì fare una corsetta era un dato molto, molto difficile, ma quello è il carcere. Quello è il carcere. Lì mi ha incuriosito un po' la voce di alcuni compagni che comunque, guarda, c'è la scuola statale, era la terza media. Quando sono andato lì, dice, ma tu c'hai la terza media? Dico, guarda, ce l'ho, la quinta elementare, basta. Dice, no. Allora, rifacciamo la terza media. E di lì ho iniziato ad avere una curiosità verso lo studio. Quindi ho fatto la terza media, adesso che facciamo? Iscriviamoci ai superiori. Ero a Viterbo, nel carcere di Viterbo, un gruppo di volontari anziani e ex insegnanti di liceo, di terza media. Si sono un po' riciclati nelle varie materie, cioè, curiamo anche questa possibilità di cultura in carcere, di istruzione, diamogli una possibilità. Io inizialmente non faccio fatica a dire che sono andato a scuola un po' per evadere, tra virgolette, attenzione, la mia routine inutile, stipato in una stanza, si chiama camera di pernottamento adesso, per me resta una cella, lì senza acqua calda, uno spazio angusto, un televisore molto piccolo con 12 canali e un letto a castello per due posti, che nel mentre uno poteva stare all'impiedi, l'altro necessariamente doveva stare in branda, perché in due non ce la facevamo stare. Questi sono gli spazi. Ho voluto entrare in questa curiosità perché dico, magari lì c'è una stanza, c'è una signora, altre persone. E qui la curiosità di uscire, la volontà di evadere da quello spazio veramente molto, molto difficile da digerire era molta. Io sono uscito, mi sono iscritto a scuola per questo motivo. E poi abbiamo formato questo gruppo di 16 persone, facevamo ragioneria. Dopodiché era un esame ogni anno, tra una chiacchierata e un'altra siamo arrivati al quinto anno in due. Abbiamo fatto l'esame di idoneità. In questo quinquennio però in me già è cambiato tanto, io ho visto molto altro. Facendo un passo indietro, io ero convinto, oppure mi avevano fatto credere, ma ripeto, non giustifico, perché io ero scientemente consapevole, per cui sono io il vero responsabile di quello che io ho prodotto, giusto o sbagliato che sia, quindi non do colpa agli altri, perché sarebbe molto comodo, molto facile. Equazioni, tema d'italiano, per me erano cose molto lontane. Diritto, cos'era la norma, che cosa... Dico, ma qui c'è molto altro. Io ero convinto che a 24 anni avevo il mondo nelle mie mani, che conoscevo tutto, che potevo fare tutto, che potevo dire tutto. Quando invece ho iniziato a conoscere la cultura, mi sono reso conto, e questo forse è stata la mia forza, la mia fortuna, che ho avuto subito consapevolezza che ero piccolo così, che io non conoscevo nulla. Era solo quello che bastava per radicarmi in quella circostanza, in quella realtà, ma non per stare qui e raccontarmi insieme a voi. Magari sbagliavo 8 congiuntivi su 7. E quindi era anche un modo di
il silenzio tante volte è anche una maschera per riparare una non conoscenza, il non saper dialogare, il non saper parlare, la paura di sbagliare, è anche questo. E il silenzio tante volte fa prevalere l'orgoglio. L'orgoglio, la non conoscenza diventa un mix micidiale per una persona che già è fragile e che è alla ricerca di qualcosa. Fatto questo tipo di percorso, quindi mi sono diplomato, per me è un orgoglio enorme, però avevo acquisito già molte cose per cui, come diceva Leopardi, al di là della siepe, ma io come vedevo al di là della siepe se non c'avevo gli occhiali? Per me era un muro, potevo arrivare oltre, mentre la cultura mi ha cercato. E un'altra grandissima realtà in carcere che ha portato alla possibilità di essere te stesso attraverso una maschera è il teatro. Il teatro in carcere è qualcosa di straordinario, ti dà una emozione e una formazione che mai io avrei creduto di avere. Mi sono iscritto all'università. Da ragioneria era molto più naturale iscrivermi ad economia. Invece no, io avevo puntato giurisprudenza. Voi per la mia storia, voi per conoscere tante cose, l'avessi mai fatto, non l'avessi mai fatto. Mi iscrivo a giurisprudenza, da Viterbo mi iscrivo a Roma. A Tor Vergata, ecco, un incontro con la cara professoressa Marina Formica. E di lì ho iniziato a dare gli esami. Mi caricavano in un furgone, mi portavano a Re Bibbia. A Re Bibbia veniva una commissione dell'Ateneo di Tor Vergata, entrava dentro, sostenevo gli esami e andavo lì. Io non scendevo neanche all'aria, studiavo veramente, ci credevo. Volevo laurearmi nei 5 anni. Questo percorso emozionante, straordinario, bellissimo, che mi ha portato ad oggi, a questo rapporto, mi ha portato una laurea in giurisprudenza con 110 lode. Io non ho fatto nessun atto eroico, sono stato solo fortunato ad avere una famiglia forte che mi ha sostenuto, avere il coraggio di intraprendere un percorso lasciando alle spalle l'altro. E sono stato solo fortunato a fare tutto questo. Dopo questo ventennio di studi, ho partecipato anche a un'opera cinematografica, secondo me una delle più importanti, che è quella di Cesare deve morire, che ha vinto l'Orso d'Oro a Berlino, 7 David di Donatello, miglior cast. Abbiamo svolto tutta Re Bibbia, tutti attori detenuti. Quindi quando sono entrato qui, la prima cosa che ho visto è l'immagine di Mastroianni, Paolo Taviani, che molte volte lo ha gestito nella regia, ci ha fatto fare dei provini molto importanti, se vedete il film, che erano quelli che faceva Mastroianni. Quindi immagina un po' il nostro orgoglio, no? Ancora per 2 anni vivo un regime di semilibertà, cioè io dovrei rientrare in carcere e poi riuscire la mattina per svolgere il mio percorso di lavoro. E adesso sono un consulente giuridico e aziendale. Purtroppo non posso svolgere la mia professione perché io vorrei fare l'avvocato, lo vorrei fare anche per una forma di riscatto, perché molte vite lì dentro, al di là dei reati, delle barbarie, delle situazioni che si possano conoscere al di fuori, lì dentro vige comunque un rispetto per la persona umana. E che credo che tutti abbiano diritto di avere questo rispetto. Nelle forme in cui poi lo gestirà la magistratura, la propria dignità, questa credo che non debba essere scalfita da nulla. Poi credo che io, una volta uscito dal carcere, avessi avuto la stessa mentalità, ne avrei pagato la conseguenza io e ancora una volta la mia famiglia. Quindi ognuno deve essere responsabile. Oggi ho la padronanza di poter scegliere. Allora forse questo non l'avevo, quindi oggi avrei sbagliato e fallito 2 volte, come uomo, come padre, come compagno, come marito. Questo è quello che mi spaventava di più. Invece oggi vivo una realtà professionale anche molto, molto importante, ripeto, sono grazie a delle persone che hanno creduto, che anche in un detenuto esiste anche il professionista. Ho avuto il piacere di conoscere una persona che è il dottor Gianni,
lo cito sempre perché è una persona che veramente si è messo in gioco e ha avuto tanto coraggio. Quello lì di dire: il tuo passato a me non interessa, io ti valuto come professionista, se vali bene, se no quella è la porta. E quindi oggi io ho una retribuzione, sono iscritto, ho una partita IVA, pago le tasse e quindi questa è la mia, questo è il mio riscatto. Però non mi fermerò mai di, ecco, nel momento in cui ci siano, vi siano sempre situazioni che non adottino un secondo fine e che non vogliano strumentalizzare ma vogliono far conoscere. E oggi mi rendo conto che la situazione è molto forte e quindi credo che vada veicolata al pubblico con discrezione, con attenzione, con educazione, con delicatezza. Ecco, io ho detto: guardi, io se devo fare 10 ore di lavoro lo faccio con passione, ma se mi serve un'ora per andare a rappresentare in un liceo o all'università, lei dice: no, tu lo devi fare. Oggi io sento il rispetto professionale come uomo, ma io avrei voluto, ecco, scrivermi all'albo e poter seguire anche le situazioni che in carcere sono veramente molto isolate, non ascoltate e si rifugiano dietro una norma che oggi ancora noi abbiamo la firma di Mussolini, perché il codice Rocco risale al 1930. Quindi sono delle situazioni che noi non conosciamo e sono ricucite dietro dei vestiti che purtroppo spesso non escono fuori, quasi mai. E non sono potuto riuscire ad iscrivermi, non ci sono riuscito perché la legge me lo preclude, perché chi ha interdizioni perpetue da pubblici uffici non può iscriversi all'albo e non può, però bisognerebbe avere coraggio di dire: tu non puoi laurearti in giurisprudenza, altrimenti non puoi fare niente, perché se io non avessi avuto il dottor Ianni o altre persone che in qualche modo credevano in me, io oggi umilissimi tutti i lavori, ma avrei studiato solo per una cultura personale. È come se tutto ciò potesse, una lettera poi rimane morta. Sono vista arrivare mia moglie 40 kg, lei non mangiava più, secondo me è rimasta in vita per i figli. I figli gli hanno dato una forza enorme e lei dava forza a me non facendomi capire, non dandomi la disperazione di una persona che sta soffrendo, che vive una sofferenza atroce, terribile, perché credo che 20 anni, 22, 23, 10, 5, è come se ti crollasse il castello addosso. E tutte le domande dei bambini: ma dov'è papà? E a scuola? Ma il papà non ce l'hai? E sai, i bimbi possono essere tanto cattivi a volte, nella loro innocenza, no? I miei figli hanno avuto una maturità sin da piccoli, perché loro quando venivano al carcere, dove io dicevo che lavoravo da bambini, cercando di alleggerire il dramma, io ricordo che mia moglie mi diceva che ogni volta il ragazzo che entrava leggeva penitenziario, come sia a dire: non fate scena, lo so mio padre dov'è. Volete pensare che io non lo sappia? Bene, ok, non lo so. Allora dove stai? Sto lavorando fuori. E quando vieni? Quando poi ha una pena lunga e soprattutto in attesa di giudizio, dove non sai dove vai a parare per alcuni reati, pene molto alte, ecco 30 anni, poi dopo che sono passati dici: 30 anni, avevo i capelli tutti neri, guarda un po', non ci ho fatto neanche a farmi la tinta in realtà. E quindi lì ti rendi conto della sofferenza che hai arrecato, del dramma che hai dato a queste persone. Mia moglie è una donna bellissima e comunque anche lei, insomma, i segni del tempo e la sofferenza è stato veramente una tragedia. Forse la mia riqualificazione è stata proprio questo, prendendo le mostre io non potevo permettermi più di arrecare danni, cioè è un danno enorme e forse indelebile, un danno che secondo me rimarrà per tutta la vita, è permanente. Adesso ripeto, stiamo vivendo una seconda giovinezza, usciamo spesso, siamo molto complici, ovvio mia responsabilità, ma io la fanciullezza dei miei figli non la vedrò mai,
non ho mai, quando piangevano, quando si accartocciavano alla madre per dire ma papà, dormivano in un solo lettone, io tutte queste cose le ho perse e credo che sia per un padre e per un figlio un dramma de, insomma, del quale non se ne esce, insomma, non se ne esce, rimane forte nella mente di un bambino. Io sono uscito con permessi premio, io sono uscito con 8 ore di permesso. Se non equilibri le tue emozioni, rischi pure un infarto, ecco. Rischi pure un infarto. C'è un aneddoto che i ragazzi mi prendono sempre in giro, i miei figli, perché quando io ho è arrivato lì, avevo presentato alcuni permessi, però non era scontato che me li davano. Quando poi è arrivato l'educatore al carcere di Livorno, dice, senti, 8 ore di permesso ti bastano. Già lì per me è stata cioè non riuscivo a frenare questa emozione. Volevo mascherarla perché magari, però era stata veramente molto dura. Poi sono andato su a telefonare. Io telefonavo una volta a settimana per 10 minuti. Questa è un po' la regola. E ci avevo il giorno stabilito, perché poi magari dovevi fare il colloquio il sabato e dicevi le cose che ti servivano. Ho telefonato in un orario dove mia moglie era andata ad accompagnare sua mamma in ospedale per una visita, c'era solo mio figlio il piccolo, e gli ha detto, mo io che cosa gli dico a sto ragazzo? Allora piano piano, Salvatore, senti a papà, vedi che domani, perché poi era oggi, quando è che vuoi uscire? Domani. Perché potevo pure dire, no, fra 3 giorni, ma come fai? Domani. Posso uscire adesso? Dici, no, domani. Era a Livorno. E quindi, nel mentre, la fortuna, gli ultimi 3 minuti, è entrata mia moglie e Salvatore diceva, mamma, papà, telefono. Mia moglie in quel momento è caduta in un baratro, perché dice, per chiamarmi è successo qualcosa, perché io non avevo mai detto che in procinto c'era sta possibilità, perché la delusione era stata già forte le altre volte e non volevo proteggerla. Dice, già, che cosa è successo? Fermo un attimo, ho solo 2 minuti. Sì, ma che cosa è successo? State zitte un attimo, è successo che domani ho avuto 8 ore di permesso, domani viene a prendere, bu, 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 e mi casca mia moglie. E io sto telefono che facevo, dice, papà, un attimo, mamma è svenuta, ma che è successo? Comunque, niente, alla fine io non sono riuscito a capire se loro avevano capito o no che domani avevo avuto il suo permesso. Comunque, alla fine, alle 11 del giorno dopo, mi chiamano per uscire. Non ho dormito, che dormi? Non ho dormito, insomma, a pensare tantissime cose, 8 ore. Poi alla fine io non potevo uscire perché dovevo essere per forza dato in custodia a mia moglie. E dico, se non ha capito che se non viene io non esco, che mo quegli attimi che mi hanno portato sotto, e lei non mi chiamava, cioè la gente non mi chiamava per dire i familiari sono fuori, perché io non lo sapevo, avevo staccato, si era staccato, perché ora non è che tu dici ok allora ci vediamo, no, a 10 minuti stacca, c'è un timer, quello che hai detto, quindi immagina. Alle 11 del mattino è venuto poi la gente, io sono andato giù, i familiari stanno fuori, vabbè, ok. Quindi lì la tensione, sudavo, un freddo, ma sudavo. Alla fine poi sono uscito. È arrivata mia moglie lì, ti lascio immaginare, ancora oggi provo un'emozione enorme. Mia moglie un'altra volta e mi è caduto, dice, senti, basta che sei caduto, perché sennò ti porti in ospedale. E mi ricordo le parole che ha detto questo brigadiere, donna, e mi ha detto una sola cosa, poi vi lascio. Mi chiamava per nome, di solito lì si usa il cognome. Mi ha detto, Giacomo non deve ringraziare nessuno, è stato un suo percorso. Avete un padre e lei ha un marito straordinario. Mi ringrazio. Mi ha messo fuori sto cancello che io mi sentivo quasi inadeguato. Cioè per me guardare indietro e guardare il carcere e le sbarre era quello il mio habitat. Dico, dove vado adesso, in quel momento? Però preso consapevolezza di non apparire proprio stupido agli occhi dei miei figli, che ho voluto che venissero solo loro, al di là della mia famiglia, i miei fratelli, eccetera, sono venuti loro. E la prima cosa mi hanno fatto salutare qualcuno, io mantenevo sto telefono, io ho lasciato quello lì così, tutto al contrario, perché io non sapevo qual era la parte. E dice, guarda, forse non si sente, dice, certo non si sente, c'è il telefono al contrario. Poi siamo andati lì a Livorno, a Riva al Mare, ho toccato l'acqua che non toccavo da 22 anni. E era il 17 di dicembre quando io sono andato lì. Quasi quasi volevo farmi il bagno, ma mi hanno trattenuto.
dopo un po', dopo aver preso un po' contezza, consapevolezza di questa libertà, siamo andati a prendere qualcosa al bar, eccetera. Ho visto i soldi che io non conoscevo, l'euro non lo conoscevo, l'ho visto attraverso qualche magari corso che abbiamo fatto all'interno del carcere, ma mai toccato per poter pagare. E mo questo che valore ha? Sai, ero rimasto alle lire. E quindi tutto questo. Poi, prima che entrassi, ho voluto guidare in un posto diciamo dove non passavano le macchine, per avere la consapevolezza che... E invece, devo dire la verità, l'impatto è stato molto più leggero rispetto a quello che credevo. E quindi è da lì è iniziato questo nuovo percorso che dal 2017 non si è più, ad oggi non si è più fermato. Poi dai permessi 8 ore, poi un giorno, poi 2 giorni, poi 3 giorni, fino a 4-5, poi ho chiesto la semilibertà. La semilibertà vuol dire che tu hai un lavoro la mattina, ma rientri in carcere alla sera, ad un orario, 10. La mattina alle 6, dipende dall'orario e dall'apertura dell'inizio attività, alle 8 esci, poi hai un percorso familiare a casa e poi rientri al carcere. Io oggi sono a casa invece da oltre 2 anni per il Covid, perché insomma, andare ad affollare il carcere solo per 5 ore a notte dovrebbe essere una... Però esiste questo, ecco perché se mi libero dalle 10 alle 11 ho un orario in cui devo restare a casa. Alle 11 posso uscire, tant'è vero che sono venuto. Adesso alle 6, alle 7 di sera, alle 19, rientro fino alle 20, poi alle 20 riesco un'altra volta fino alle 11 e mezza. Tu mi dirai che senso ha? Non te lo so dire. Però fa parte di un provvedimento di... Io farei anche a meno di qualche ora di libertà pur di stare a casa, quindi per me è già tanto, insomma. Oggi mi vivo la mia famiglia, abito a Roma, i miei figli sono cresciuti a Roma, anche se tifano Napoli sputaratamente e meno male, e quindi vivo una realtà molto, sia professionalmente e personalmente, molto, molto, ecco, molto educata, molto piacevole, e ne vado veramente fiero. Ecco, la forza della mia famiglia è stata proprio questo, mai un figlio, mai mia moglie mi ha rinfacciato che in qualche modo li ho lasciati soli, li ho abbandonati o abbia usato un'espressione per farmi magari sentire colpevole ancora di più, perché la pena si sconta, ma la coscienza rimarrà per tutta la vita colpevole. Quindi quello che io ho arrecato alla mia famiglia, non a me stesso, perché io, ecco, sono stato io il promotore di questa cosa, però il fatto che io abbia scelto anche per loro, questo mi fa rimanere colpevole a vita. Scegliere anche per loro, scegliere anche per gli altri. Giacomo in chiusura riesce ancora a parlarci della forma più alta di libertà, quella degli altri. Lui che di libertà non ne ha avuta per anni. E allora credo che, forse, non sia tanto la sua vita ad essere stata piena di cambi di scena, quanto che lui stesso sia un plot twist, capace di mettere in discussione tutto, sempre e da sempre, a cominciare da se stesso. No, Giacomo, non sei colpevole. Esiste una sottile differenza tra l'essere colpevoli e il non essere innocenti, che risiede proprio in quello che è il fil rouge di ogni tuo discorso, la conoscenza. Hai avuto esperienza attiva del male, lo hai conosciuto e per questo non sei più innocente. Ma è proprio per questa tua caratteristica che sei in grado di restituirci qualcosa. E se lo Stato dovrebbe essere più attraente della criminalità organizzata, ma ancora non lo è, tu, ne sono certa, con il racconto di oggi, lo sei stato.